Siamo qui anche per trasmettere questi messaggi. Tante volte non potete neanche capire quante. Io ormai lavoro lì da 8 anni, sì, 9 quasi ormai, presso piscine, tantissime volte arrivano persone che vengono a nuotare quando hanno mal di schiena. Sai, oggi mi fa male la schiena, vengo a nuotare. Il mio consiglio è: non venire quando ti fa male la schiena, perché ormai l'infiammazione è partita, cioè dobbiamo utilizzare l'attività motoria come prevenzione. Come quando c'è l'insorgere della sofferenza, allora si può studiare un altro percorso, ma sicuramente mi sentirei di sconsigliare il nuoto quando ha una mal di schiena. Piuttosto consiglio vai a farti un idromassaggio, piuttosto che finisce l'infiammazione e poi allora vieni a nuotare quelle 2 volte, 3 volte a settimana in maniera tale da prevenire e aiutare, rinforzando i muscoli posturali, addominali e lombari, a sostenere il peso corporeo, in questo caso aiutare le vertebre. Ecco, ritorniamo un po' al discorso sul nuoto. Allora, a me quando hanno chiesto di partecipare a questo convegno sono stato veramente entusiasta di poter partecipare e di questo vi ringrazio ancora per averci invitato, perché è sempre stato un mio sogno, perché ormai, come dicevo, lavoro da 9 anni e ho fatto svariati corsi, ormai ho perso il conto, però dai 4 mesi fino ho avuto persone anche di 80. Più di 80 anni, ecco, per far passare dei messaggi molto importanti, perché tante volte dei vostri pari età mi dicevano: cavolo, non sai quanto mi sento bene da quando ho incominciato a fare nuoto, quanto mai non l'ho scoperto prima. Questo per me è un messaggio bellissimo da farvi passare, anche perché vi voglio lanciare questo appello: non ponetevi limiti. Tante volte la categoria terza età si pongono limiti a mettersi in gioco, a venire in piscina, perché giustamente è un ambiente difficile, molto difficile, perché non lo conosciamo. Tante volte persone, anche ben più giovani, che magari hanno avuto un trauma da piccole, si siedono con le gambe in acqua e mi fa: ecco, io da qua non mi muovo. Ecco, da lì oggi voleva essere spiegarvi un percorso che facciamo per imparare a nuotare, perché tante volte si pensa: no, 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 io non vado in piscina a imparare perché ormai è tardi, perché no, non ha senso, perché tanto non imparo, perché io in acqua alta non sono capace. Ecco, non ponetevi limiti, perché ho delle persone veramente fantastiche con una forza di volontà che la mia non, cioè, io sono uno che ha molta forza di volontà, mi reputo, ma non è neanche equiparabile alle persone che ho incontrato facendo i corsi di nuoto. Veramente mi hanno dato per primo a me degli stimoli importantissimi nella vita di tutti i giorni, l'insegnamento che sono riusciti a trasmettermi con la loro forza di volontà. Ho avuto persone con svariate patologie, addirittura ultimamente ho un signore e con un problema, un piede che è paralizzato, e proprio martedì, io ci scherzo sopra perché non gliel'ho ancora concesso il record, però è riuscito a farmi una vasca stile a suo modo. Io ho fatto finta di girarmi dall'altra per non consentire la soddisfazione di dire se è arrivato in fondo, però questo quando è arrivato era uno che andava all'indietro invece che avanti. Ci sono voluti 2 anni, però una forza di volontà che spero io di riuscire ad avere, ma veramente io dico sempre, voglio scherzarci sopra. Però ecco, non ponetevi limiti. Ovviamente non possiamo neanche pretendere di apprendere da un giorno all'altro. I tempi di apprendimento sono funzionali a varie caratteristiche. Uno ha la capacità natatoria che uno ha già. Se uno ha sempre andato in acqua, ovviamente sarà avvantaggiato rispetto a uno che non è mai andato in acqua. Se uno ha paura dell'acqua, ha avuto un trauma da piccolino, sicuramente sarà molto più difficile, ci vorrà un percorso diverso e molto più lungo. Se uno ha dei problemi fisici che
limitano il suo movimento. Ovviamente ci vorrà un percorso diverso, ma si può fare. Questo è il messaggio che voglio passare. Ci possiamo riuscire. Ovviamente ci vuole tempo e non deprimetevi alla prima lezione, non riesco a fare questo, sono imbranato, perché non preoccupatevi, non lo siete, anzi, prendete coraggio perché veramente riuscite, come vi dico, a passare qualcosa a me più che io a voi. Ogni volta i miei adulti mi ringraziano, ma in realtà sono io che ogni volta dico grazie a voi, ma non perché mi date da lavorare, sì, anche sono lì apposta, è il mio lavoro, grazie anche per quello, ma grazie per quello che mi date per la vita di tutti i giorni, perché veramente è un insegnamento per me prima di tutto. Ecco, come insegniamo a nuotare? Allora, molto semplice, si parte per i principianti dove si tocca, quindi già non preoccupatevi, oddio, no, io in acqua alta non ci tocco, giustamente c'è paura, dove non si tocca, come dicevo prima, l'essere umano è fatto di tutto tranne che per andare in acqua alta, anche perché prima cosa, quando si va in acqua alta, il nostro istinto cosa ci dice di fare? Tira fuori la bocca il più lontano possibile dall'acqua, è istinto, sopravvivenza. Solamente che purtroppo la posizione in verticale è la più difficile da tenere in piscina, anche al mare. Però questa, la posizione verticale, noi siamo abituati a, sulla terra, avere questa posizione, in acqua è molto più difficile. Quindi si parte dove si tocca. E cosa insegniamo? Una cosa, di solito si pensa, mi buttano sott'acqua e mi insegna a galleggiare. Prima di arrivare a galleggiare, cioè, ci sono due punti molto importanti. La prima cosa, la vista. Vi insegniamo a guardare sott'acqua, perché solo una persona che riesce a vedere dov'è, è come se io vi mettessi in questa stanza buia e cominciassi a far girare la stanza. Non è molto simpatico. In acqua succede la stessa cosa, non abbiamo la sensibilità dell'equilibrio perché in acqua è completamente sfasato. È come se, faccio sempre l'esempio, se prendo un computer, cancello tutti i dati, pian pianino devo inserire, il nostro cervello è come un computer senza dati. Noi pian pianino dobbiamo inserire dentro dei dati attraverso degli esercizi che proponiamo. Quindi la prima cosa che insegniamo è vedere sott'acqua, perché se io vedo dove sono, non dico che sono tranquillo, perché ce ne vuole ancora per essere tranquilli, però già vedo dov'è il fondo, già vedo dov'è il muretto, già vedo dov'è l'istruttore prima del muretto, perché la sicurezza ce la dà l'istruttore oltre al muretto. Però ecco, vedere in acqua è la cosa più importante, perché vi porto un esempio. Ancora prima che diventassi istruttore di nuoto, a me è capitato di, quando giocavo a calcio, eravamo andati in piscina con la squadra. Il nostro allenatore non sapeva nuotare. Eravamo in una piscina, ci arrivava qua. Cosa fai, cosa non fai? Comincia a giocare con la palla. Il nostro allenatore si è sbilanciato per prendere la palla e ha incominciato a sbracciare, tant'è che il mio compagno di squadra lo guardava, perché per lui era inconcepibile che potesse affogare in 50 centimetri d'acqua. Dopo un po' che non veniva più su, ha messo una mano, l'ha tirato su, oltre al fatto che è diventato titolare inamovibile nella squadra, ma vabbè. Perché? Perché questa persona non aveva nessun riferimento. In acqua lui è caduto, per noi era una cosa banale, 50 centimetri, però lui ha chiuso gli occhi, non aveva più riferimenti, l'equilibrio è sfasato, non capivamo se era testa in giù, testa in su, e quindi è andato in panico, giustamente. Quindi, prima cosa, vedere sott'acqua. Seconda cosa, la respirazione. La respirazione in acqua non è così semplice. Perché? Perché è invertita. Cioè, è completamente l'opposto di quello che noi facciamo sulla terraferma. La sensazione della respirazione in acqua è come se io mi mettessi una mano sulla bocca
e devo soffiare. Se io soffio forte, dopo 3 respirazioni sono in affanno. Quindi anche la respirazione è molto importante, oltre che molto difficile. Una volta che abbiamo consolidato questi step, allora possiamo partire con i galleggiamenti, pancia in giù, pancia in su, gli scivolamenti, con battute di gambe, ma prima ricordatevi che è importante che la persona abbia dei riferimenti e sia consci di quello che fa. Una persona, ad esempio, mi è capitato di vedere dei bambini che erano stati abituati a nuotare con gli occhialini. Bambini bravissimi, eh? Un giorno si spacca gli occhialini, tragedia. Il bambino incomincia ad andare così perché chiude gli occhi. Lui probabilmente non è stato mai abituato a aprire gli occhi sott'acqua e abituarsi al fastidio anche dell'acqua che dà negli occhi. Oltre al fatto che se andiamo in piscina l'acqua brucia perché c'è un po' di cloro, è normale, ci si abitua. Ok, è normale, okay, però ecco, se dopo ci sono vari problemi, ecco che uno arriva con gli occhi gonfi così il giorno dopo, allora consigliamo gli occhialini. Però all'inizio ci consiglia sempre di imparare senza occhialini e dopo un attimino acquisito. Una volta che abbiamo consolidato tutti questi step, allora l'istruttore vi porterà in acqua alta. Oddio, no, in acqua alta io non vengo. Tranquilli, anche lì. Quanto è alta? Ah, dai 2 metri ai 2,50 m, quindi non ce ne scappi, non tocchi da nessuna parte. Da noi. In altre piscine si tocca, ecco, è un po' più semplice il passaggio, un po' più graduale. Però per esperienza è importante anche non sapere imparare dove non si tocca, perché c'è sempre l'aiutino, se no è tutto. Infatti persone che magari erano abituate a nuotare in piscine dove toccavano, quella volta che sono venute da noi, io, oddio, ma qua quando mi fermo cosa faccio? Quindi ecco, l'istruttore cosa farà? Entrerà in acqua con voi, non si manda nessuno allo sbaraglio, ecco, si entra in acqua e si ripete tutta la progressione che abbiamo fatto, ovviamente con gli esercizi, che si va dal facile al difficile. Quindi ecco, e poi dopo man mano che si consolida tutte le cose anche in acqua, pian pianino l'istruttore uscirà e allora lì si procederà con le tecniche di nuotata. E una tecnica di nuotata che vi permetterà, l'obiettivo non è quella di portarvi alle Olimpiadi e di fare i 100 stile, anzi tutt'altro, è di permettervi di fare un'attività motoria che vi permetta di venire in autonomia, da soli. Volete continuare con l'istruttore perché altrimenti se non avete l'istruttore non siete sicuri o non avete l'impegno di venire, benissimo. Però sapete che, come abbiamo detto prima, le vostre 2-3 volte a settimana, 2 volte in piscina, 2 volte andate a camminare, 2 volte, 1 volta andate in palestra, va benissimo. Però cercate di fare attività motoria. In questo caso, in acqua, l'obiettivo è quello, non tanto la tecnica di nuotato, ma una tecnica che ci permetta di non andare a sovraccaricare le articolazioni o andare a peggiorare la situazione. Ad esempio, parlavo prima di personale competente. Il nuoto è vero che fa bene, attenzione anche come si fa, perché ad esempio una persona che ha problemi alla schiena, cioè ad esempio un ernia del disco, se mi si viene proposto di fare la rana, oltre all'istruttore prenderlo così, fa, non è un movimento consono per la schiena, quindi attenzione anche lì a chi ci affidiamo, ecco. E basta, direi che sono riuscito a sintetizzarvi tutto, spero nel più fretta possibile. Ecco. Adesso se, direi che se avete domande siamo a vostra completa disposizione. Forse siamo stati chiarissimi. Io volevo dirle, ho frequentato per 10 anni l'acqua sotto, sì. Adesso ho smesso perché per conto mio l'acqua è troppo fredda. Rispondo io. E non sono una sola. No, fatto benissimo a dirlo. Allora, l'acqua, allora, ci sono delle normative di legge su un massimo o un minimo di temperatura dell'acqua. Noi la teniamo di solito 32 nel vaschino e 28 gradi nell'acqua alta. Questo perché? Purtroppo, per fortuna nostra, è una piscina polivalente. Quindi 28 gradi è una temperatura che è standard per tutte le attività che abbiamo, perché purtroppo lì
come dico purtroppo, ma per fortuna anche per noi, si allenano anche i nostri agonisti, facciamo i corsi di nuoto, quindi se noi, faccio un esempio, un giorno sono andati ad allenarsi i nostri ragazzi in una piscina che teneva 30 gradi l'acqua, sono usciti perché non riuscivano a fare allenamento, quindi 28 gradi è una temperatura che ci permette di accontentare in maniera chi più chi meno, purtroppo, perché sono d'accordo anch'io, se, anche perché poi ne va anche un discorso di funzione del cloro. Più è alta la temperatura dell'acqua, meno agisce il cloro e quindi l'azione di sanificazione che ha il cloro. Di più, con un... Esatto, si crea dopo un cloro combinato troppo alto che si va a sforare troppo in regimi di legge. Riusciremo a tenerla un po' più alta, però come ripeto, non sarebbe poi consona alle altre attività che abbiamo. 28 gradi è una temperatura che ci riesce fattibile per tutte le attività. Dopo, ripeto, di solito è l'impatto iniziale che è traumatico e quello dipende molto dalla temperatura corporea che uno ha. Io passo lì dai 6 ai 7 giorni a settimana in piscina e io sono il primo a dire che quando mi tuffo in acqua non tanto è fredda, dipende dai giorni. Ogni tanto sono io il primo ad andare a controllare il termometro perché la mia sensazione è completamente detto no, c'è qualcosa che non va. Perché probabilmente la mia temperatura del corpo è un po' più alta e quindi mi dà una sensazione molto più fredda, uno sbalzo termico molto più alto. Noi la temperatura dell'acqua è costante, la temperatura nostra cambia. Difatti, se faccio l'esempio, se non lo consiglio a nessuno, però quando si fa la doccia fredda prima di entrare si sente l'acqua calda, ma perché è proprio questo sbalzo di temperatura, però no, non lo consiglio, no? Però ecco, io sono il primo a dirvi che tante volte magari mi sembra che l'acqua sia più fredda del giorno prima, quando in realtà è uguale. Dopo, una volta che parto a nuotare, è uguale, cioè mi scaldo, però l'impatto iniziale, vi do ragione, che può essere traumatico per molti, cioè, ma anche per gli stessi nuotatori, l'impatto iniziale dipende molto dalla temperatura corporea che uno ha. Il Monte Bianco dove sono? Sono a San Michele Extra, e praticamente dovrei spiegare dove c'è la rotonda, si va avanti, esatto, dove c'è l'Eso, esatto, si va a sinistra e troviamo, c'è di fianco anche la ferrovia che passa, dove fanno il mercato a San Michele, perché dove c'è il campo sportivo, siamo tutti lì. C'è anche la sede della Banca. Esatto, è l'unica lì. Fatti una domanda, fa la curiosità che non si mette a chiesa. Capito, diciamo, che dall'analisi che attraverso il nuoto comunque si riescono anche ad alleviare anche delle patologie, ma ad esempio chi soffre di problemi cardiaci, purtroppo quotidianamente continuano anche a incrementarsi anche in ambiti più giovanili. Mi vengono in mente chi si è sottoposto a interventi di bypass, di innesto di bypass. Ecco, per queste specifiche persone, com'è diciamo, la gestione dell'attività natatoria? Può creare dei problemi, diciamo, oppure no? Diciamo che innanzitutto per accedere, diciamo, a fare queste tipologie di attività con problematiche di questo genere, bisogna sempre sentire il parere del medico in base alle... ai problemi appunto che si è avuto o che si hanno, insomma, è lui che consiglia se fare o non fare. E dal punto di vista cardiocircolatorio, sì, ci sono delle attività che aiutano nella ventilazione, quindi l'irrorazione al cuore e tutto quanto, però per quello che mi riguarda è sempre tutto previo consiglio del medico. Quello sicuramente, allora il parere del medico
sempre, perché è lui che conosce la cartella clinica della varia professione, che noi siamo professionisti in attività motoria, ma ci colleghiamo, deve essere uno step, cioè ad esempio anche come nel recupero da un infortunio c'è il medico, c'è l'operazione, c'è la fisioterapia, c'è la rieducazione, poi c'è il ritorno all'attività motoria. Stessa cosa deve essere con qualsiasi tipo di intervento, quindi sempre prima sentire il parere del medico e poi consultare il parere del responsabile della piscina, che si studia un lavoro apposito, ecco, per quello. Ma non ci sono tante controindicazioni una volta che c'è il parere del medico, anzi l'attività motoria aiuta e facilita il recupero, anzi anche per problemi circolatori aiuta molto lo stare in acqua e muoversi in acqua, come diciamo prima. Lei prima accennava che se uno ha già delle infiammazioni prima dovrebbe fare degli idromassaggi. Voi ce l'avete intanto l'idromassaggio? L'idromassaggio? Il vantaggio dell'idromassaggio eventualmente. Allora, io parlavo di infiammazioni per una questione di cultura che esiste dove il nuoto fa bene. Sì, è vero che fa bene, ma quando c'è un problema in corso vado solo a sollecitare quel problema, quindi usiamolo più come prevenzione che come quando come il problema c'è già e andiamo a provare a risolverlo. Ormai è tardi, no, non è tardi, però cerchiamo la prossima volta di usare come prevenzione. L'idromassaggio aiuta, come diceva prima anche Leonora, voglio attaccarti te, sì, col movimento è come un massaggio fatto attraverso questi getti di acqua che vanno a muovere i muscoli e le parti del corpo che andiamo a sollecitare. Già il fatto che si sta in acqua è già un massaggio, quello del movimento dell'acqua, in più se c'è un idromassaggio aiuta sicuramente. Per la domanda, abbiamo un idromassaggio? Sì, ne abbiamo uno per la schiena attivo e l'inverno, mentre quando abbiamo il parco acquatico fuori sono attivi anche 5 tipi di idromassaggi diversi che vanno a tempo, che si va dal lettino alla whirlpool, al massaggio per il collo, al massaggio soffiante da sotto, vari tipi di idromassaggio, e un altro per la schiena. Praticamente porta ossigenazione alla parte infiammata, com'è che... No, non tanto infiammazione quanto scioglie, ad esempio se andiamo a avere le contratture, poi rispondere a te magari che sì. No, era per l'infiammazione particolare. Sì. No, non è che andiamo, piuttosto però... Se io ho già un'infiammazione alla schiena, cioè andare a sovraccaricare ancora di più la schiena non è molto consigliato, però piuttosto ti dico vai a fare un'attività dove sei fermo, dove è l'acqua che ti aiuta a massaggiare e ridare un po' di sollievo alla schiena, piuttosto che andare a lavorare ancora su quella parte interessata, ecco. Orari e corsi? Sì, dopo vediamo i Debian. Allora, orari e corsi, abbiamo una moltitudine, cioè noi siamo aperti dalle 7:30 fino alle 9:30 di sera e sabato e domenica chiudiamo 3 giorni l'anno, quindi per la nostra gioia, però ecco, dipende cosa siete interessati a fare e da questo punto di vista lì vi lasciamo un po' di volantini, comunque magari anche tramite, magari lascio i contatti, il mio indirizzo email, i nostri contatti, indirizzi email, numeri di telefono, che magari se qualcuno è interessato può anche farci una richiesta specifica sul giorno orario oppure cosa si vuole andare a fare, che possiamo studiare qualcosa, un percorso insieme, ecco, siamo disponibili a fare qualsiasi tipo di progetto, ecco, adesso. Perché mi pare avessimo proposto degli orari specifici. Sì, sulla convenzione. Esatto. Stavo parlando anche con la professoressa Belli. Esatto. Magari voi potete anche citare. Sì. Diceva l'importanza che quando uno chiama, contatta la segreteria, in primis di dire che è cittadino di Lavagna. Bravissimo, esatto. Su quell'aspetto lì che è nata la convenzione, perché ci sono dei corsi che c'è uno sconto di oltre il 50% proprio per incentivare anche, diciamo, come dicevo precedentemente, lo stimolo. Dopo sì, noi l'abbiamo inserito sulla Lavagna Informa, che ci sono tutta una serie di corsi con
gli orari e il relativo costo. Perfetto. Inoltre io direi anche il fatto che voi siete già un gruppo di persone che vi trovate, andate in gita, fate delle attività insieme. Se per esempio mi viene in mente, noi vi avevamo proposto un corso di nuoto alle 9 di mattina, però nessuno di voi in realtà lunedì, mercoledì alle 9 non può venire, noi non siamo legati a questo, nel senso che se avete una controproposta di dire no, facciamo il lunedì, giovedì alle 10, in realtà noi riusciamo a sistemare, a trovare una soluzione per qualsiasi tipo di cosa, nel senso che soprattutto al mattino e comunque nel primo pomeriggio entro le 16 noi abbiamo la possibilità di gestirci un po' a seconda delle nostre, del nostro programma, insomma, anche perché lì, ripeto, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 21:30 con orario continuato tutti i giorni. Il sabato apriamo alle 8, chiudiamo alle 20, la domenica apriamo alle 9, chiudiamo alle 20, si ha sempre accesso libero. Perciò io vi ho portato sia questo Deviant dei corsi di nuoto dove avete i turni, i giorni, i corsi, gli orari. Ripeto, questi sono i prezzi da listino. Dopo voi, nel vostro, appunto in questa convenzione che abbiamo creato, abbiamo un percorso a parte. Perciò fate riferimento per il discorso date, orari, questo sì, però per tutto il resto appunto se l'hanno già messo sul vostro sito... La Magna Informa, esatto, avete tutto quanto. Stessa cosa per l'acqua fitness, io ve l'ho portato per quanto riguarda l'acqua gym per spiegarvi un po' la differenza delle diverse tipologie di attività, avete due righe su ogni tipo di attività, avete un muscoletto che vi indica e vi dice quanto sforzo si fa in tutti i corsi, avete i giorni, gli orari specifici, i prezzi, ripeto, sempre quelli non convenzionati, quindi magari fate riferimento, ma dopo eventualmente appunto avete sia il nostro numero, la nostra mail e tutto quanto, ci possiamo sentire senza problemi e fate riferimento sempre a noi tre. Quindi quando chiedete in segreteria, guarda, io sono di Lavagno, vorrei intraprendere, fare un corso, mi può mettere in contatto con Eleonora, con Luca, con la Sara, in maniera tale per cui noi riusciamo a gestirlo, insomma. Stessa cosa, un altro ultimo, scusa, l'idroterapia, stessa cosa, essendo un lavoro comunque individuale, questo a maggior ragione potrebbe essere appunto un qualcosa di specifico a seconda della vostra patologia, del vostro trauma, della vostra situazione. In ogni caso stavamo vedendo se potrebbe interessarvi eventualmente di fare anche un lavoro con piccoli gruppi, con persone che hanno magari non dico la stessa patologia, la stessa problematica, però si può fare senza problemi tutto quanto. Tant'è che quest'anno abbiamo iniziato questo tipo di attività che l'abbiamo messo dentro al discorso acqua fitness, ma in realtà è una via di mezzo tra il discorso terapia e il discorso comunque ginnastica in acqua e si chiama antalgica. Questo corso viene fatto in acqua bassa, e quindi dove si tocca, dove l'acqua è a 32 gradi e facciamo tutto un insieme di esercizi sostanzialmente specifici per determinate zone che possono essere gli arti inferiori piuttosto che la schiena, piuttosto che le braccia. Allora va da 0,75 metri, esatto, sì, a parte sì, un metro, insomma, di solito lavoriamo sul metro dove l'acqua è un pochino più alta, perché proprio per la tipologia di esercizi, perché se hai l'acqua troppo bassa determinate cose non si possono fare. Esatto. Scusi, dimmi. Allora, perché come qui in molti abbiamo tutti una certa età, problemi di reumatismo, sì, quando decidiamo di fare un corso di nuoto, bisogna che andiamo dal nostro medico o da un psichiatra?